Cultura che ha detto, portando un ordine del giorno, che evidentemente la tutela paesaggistica non è sufficiente per i manufatti di tipo testimoniale. Quindi io non riesco a capire, evidentemente loro hanno una specializzazione in più in questo settore, forse ascoltarli sarebbe più intelligente che chiedere un ordine del giorno che sappiamo potete ascoltare, potete non ascoltare, ma vale nulla. Andando sull'emendamento in questione, invece, chiediamo che le ricostruzioni avvengano esclusivamente su superfici già edificate. Questo cosa vuol dire? Perché all'interno del compendio agricolo possono demolire e spostare l'edificato da una parte all'altra dell'area. Allora noi chiediamo che si ricostruisca in quella zona se proprio vogliamo tutelare il terreno agricolo, perché dove abbiamo demolito, se ricostruiamo da un'altra parte, quell'area demolita non è detto che è recuperata l'utilizzo agricolo e quindi andiamo contro agli Grazie. Stessi principi della legge. Grazie onorevole, non ho altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento 6.22 De Rosa, parere contrario Commissione Governo, favorevole ai relatori di minoranza, aperta la votazione. Basso. Ci siamo? Pastorino, Vacca, Alberti, ecco Alberti a posto, Vacca provi, Locatelli, ecco, mi pare anche Pastorino ha votato, non vedo altri, è chiusa la votazione. La Camera respinge, passiamo al 6.24 De Rosa, prego onorevole De Rosa. Per confermare il voto favorevole. Grazie. Onorevole Mannino a titolo personale. Grazie Presidente, ma questo emendamento semplicemente cosa ci dice? Ci dice di rispettare, diciamo, le caratteristiche architettoniche dell'architettura rurale, questo perché lo abbiamo messo? Prendendo, diciamo, accogliendo un dato di fatto in cui queste caratteristiche dei beni rurali, così come in genere delle caratteristiche architettoniche del nostro paesaggio, dovrebbero essere garantite da quelli che la norma prevede e chiama piani paesaggistici. Ma poiché appunto abbiamo una bassissima percentuale, pochissime regioni in Italia hanno di fatto adottato questi piani paesaggistici,